Allora, sempre istituto canzone di Fede, Stefania Tissot. Elisa Bassani. Elisa Celli. Del liceo artistico di De Fabris di Nove, provincia di Vicenza, Esther Favero. Allora, Esther Favero è in Belgio, mi risulta che sia in... e la ritira appunto, aspetta che diamo il tuo ormai, ecco, Federica Baggio. Poi, Gaia Piovesan. Allora, del liceo artistico statale di Treviso, siccome non sono presenti per motivi di carico di forza maggiore, diciamo così, Curcio Benito, Fedele Brian e Segantin Giorgia, ecco, lei è? Un insegnante, ecco, grazie, perfetto, grazie. È ritornata Margherita Magnanini? Mettiamola. Le associazioni come l'Unione Cattolica Artisti Italiani di Vicenza, altre associazioni sentono in gruppo questo desiderio di promuovere. E quello che auspico io anche è che ognuno nella propria zona formi un gruppo di operatori senza bisogno di spostarsi, andare ad apprendere altrove, magari in forma singola. A Santo Stefano di Cadore il gruppo Arte Comelico ha chiesto e ha voluto organizzare un corso per progetti che hanno in futuro di lavorare sul territorio. Quindi adesso consegniamo gli attestati agli artisti del gruppo Arte Comelico. Sonia Luce. Renzo Pomarè. Mario Fait. Maridella Baggio. Annalisa Bernardini. Aurelio Silvestri. Donatella Fioranzato. Giusto Delettini. E si prepari Anna Maria De Zolfe. Grazie.
da Valeria. È arrivata Valeria Bovolenta. Valeria Bovolenta. Aurelio. Aurelio è venuto da Roma. Aurelio Silvestri è un nome illustre nell'arte. Guarda che sottoscrivo, rispondo io a lui. E ha fatto un percorso nell'arte già molto noto sia a Roma sia in provincia di Belluno, perché una parte sua è del Comelico. Bene, Aurelio, con la sua bella età, che auguriamo a tutti, bravissimo e apprezzato come artista, ha sentito il bisogno di avvicinarsi ad una tecnica alla quale lui già si era avvicinato ai tempi, quando ancora nelle scuole si poteva fare un po', ma di rivederla. Questo è l'esempio di chi ha sempre voglia di conoscere, di imparare. No, con lui poi c'è sempre da imparare, insomma, uno non c'ha limiti di età, anche ai miei 85 anni. No. Siamo... Qualcuno è rimasto senza chiamata, c'è un gruppetto, perché diligentemente l'ufficio aveva diviso Alleghe e Aguado, perché i corsi sono stati due. Allora adesso chiamiamo il gruppo di Alleghe. Allora, Andreina Tancò. Armando Ballarin, che non ci sarà. Nello Bulf, eccolo qua. Matteo De Col. Rino Manarolla. Si prepara Luciana Ganz. Francesca Angela De Donà. Irene Woodbury. Ho detto bene, grazie. Giovanna Riva. Renata Forcellini. Paolo De Bra. Marisa Lucchetta.
Francesca Vendraminelli. Siamo arrivati a settembre e siamo in Abruzzo, dove da 13 anni tutto il paese si dedica alla scuola. Paese, scuola, tutti i muri sono a disposizione per esercizi. E quest'anno erano al lavoro due gruppi, uno di Malta, dall'isola di Malta, un'associazione che manda ogni anno un gruppo di allievi, e anche se hanno già ritirato gli attestati perché è stato consegnato dal comune al momento. Il secondo gruppo dalla scuola d'arte di Olot in Spagna. Altro gruppo, anche loro hanno ricevuto gli attestati perché sono rientrati a casa subito col foglio. Ce n'è uno ancora da consegnare, lo chiamo io, Mario Fait. In Abruzzo, lui si stupisce perché in Abruzzo ha assistito questi gruppi, ha continuato da imparare, ma ha fatto anche da assistente al lavoro, ed è un ringraziamento di tutti. Altro esempio da dire: andate in cerca di dove si può lavorare a fresco. Maestro, adesso siamo in... Prego. Volevo dire che nel gruppo Agordo Arleger probabilmente c'è stato un disguido, ma da una vera promessa, anche perché è un giovane che si chiama Massimo Campedel, e forse c'è stato un piccolo disguido. Di Massimo Campedel ho sentito parlare come una vera promessa di impegno. Prendiamo nota, ci sarà un'occasione. Comunque, complimenti, ci conosciamo oggi, ma già so quanto vale questo. Grazie. Settembre ancora un gruppo di Spinea, in provincia di Venezia, e di Spinea bisogna parlare della maestra Nadia Tagliapietra, che dovremmo anche tra poco dire qualche incontro d'argento, si usa dire, no? Quando passano i 25 anni. E sarebbe bello un giorno rivedere tanti percorsi, per esempio dimenticare i giovani allievi che hanno lavorato per conto loro quest'anno e vanno un po' incoraggiati, anzi applauditi. Ma adesso è il caso di una maestra che da 20... Ecco, allora buona occasione per il prossimo anno. Da lì si dedica alla operare costantemente, ma a insegnare costantemente. Ecco, allora il gruppo di Nadia Tagliapietra. Sì, allora iniziamo da Carla Dovesi. Loretta Rambaldi. Angelina Fornaro. E Maricia Volpato. Una decina d'anni fa, chiamato dall'Accademia delle Belle Arti di Varsavia, che ancora non ci credono che l'Italia trascuri questa cosa lì, l'affresco si insegna. Fra questi allievi di Varsavia c'era una ragazza che mi seguiva in mezza Europa, e anche a Facenze, un'opera sua, e è diventata mamma. Buona notizia, ma
il lavoro di mamma la trattiene nella sua città, al suo paese, però non ha mollato la follia dell'affresco. Ha detto: voglio fare del mio paese un centro di luogo di riunione di frescanti, e per convincere la sua proposta, per convincere le autorità, ha chiesto l'aiuto di qualche italiano che andasse a incoraggiare l'idea. E questo gruppo di italiani, che adesso chiamiamo, hanno fondato la scuola d'affresco di Zamos in Polonia. Chiamiamo gli italiani. Sì, certo. Sì. Riccardo, consegna tu questi. Sono gli italiani perché sì. Sono gli altri di Magliari. Allora, Giulio Leopoldo Bellocchio. Questo. Laura Gilberti. Gianlaura Gilberti. Annalisa De Bernardin. Alessandra Zanchi. Vega Sartoro. E questi sono i cinque polacchi. Spedisco dai nomi pronunciati. Nel mese di ottobre, eccoci, il gruppo di Vicenza e il gruppo di Pordenone. A Vicenza già dall'anno scorso c'è l'associazione UCAI con il presidente Roberto Bereguzzo, che pure è maestro di affresco e ha portato il suo gruppo di allievi. Cominciamo da Andreina Stefanutti. Valeria Povolenta. Michela Dal Pozzolo. Assente, giustificata. Brigida Pavin. Valentino Vicariotto. Laura Bittante. Barbara Molon. E ammalata. Non so come dire. E qui c'è un nome un po' difficile, Youssef Sheriff. Non abbiamo fatto in ordine alfabetico, ma tocca a Zoppola, il dodicesimo gruppo, e vorrei sottolineare la formula adottata a Pordenone. Il maestro Alessandro Lazzer ha fatto il corso, ma ha fatto anche una mostra, mostrare l'affresco con pannelli, con foto, con storia e anche riunioni e incontri sull'argomento per tutta la popolazione. Questo mi pare che sia un altro esempio da seguire, perché oltre al lavoro manuale c'è l'approfondimento culturale, e questa mostra è, mi pare di aver parlato, è disponibile quando allora si voglia creare un luogo e mostrare. Questo è un regalo di un'altra associazione culturale del comune di Zoppola, l'associazione Costantini. Allora, ecco, sono gli ultimi attestati di oggi. Quello. Elio Boer.
Lucia Giurizzato. Si prepari Elena Giacomello. Lucia Cornacchia. Michela Bardussa. Sono tutti allievi di questo, prego. Alessandra Zacchi era stata chiamata, è arrivata adesso. Alessandra Zacchi. Mi lasciate chiamarli personalmente i prossimi. Un ringraziamento ai maestri. Nadia, un ringraziamento ai maestri, c'è un foglio anche per voi. Nadia. Maisa. Laura. Alessandro. Roberto. Allora io adesso chiamerei a dire due parole l'avvocato Mirto Dalle Mule, perché lui insieme a Pierpaolo Becis, prima di lui l'anno scorso, hanno iniziato, diciamo così, una cosa molto bella all'interno del Rotary. L'anno scorso Pierpaolo Becis ha indetto, diciamo, un concorso, diciamo così, tra virgolette, tra giovani frescanti che l'anno scorso avevano partecipato appunto a uno dei corsi, per realizzare a casa sua un affresco. Cosa che è stata fatta, che è stata inaugurata tra l'altro l'anno scorso in occasione della consegna degli attestanti. Quest'anno è successa la stessa cosa con Mirto Dalle Mule, che vorrei chiamare qui a dire due parole sulla sua esperienza del lavoro che è stato svolto a casa sua appunto in questo anno rotariano. Scusate intanto l'abbigliamento, io è stata una sorpresa quello che mi abbia fatto parlare, perché ero venuto solo come cineoperatore rotariano. Comunque, anch'io, siccome l'affresco, oltre che essere arte, è un modo di esprimere l'arte, può essere anche opzione, può dare anche opzioni economiche, ed è anche con questo spirito poi che la scuola è stata istituita, non solo per insegnare l'arte e la tecnica dell'affresco e sviluppare le capacità artistiche, ma anche per dare opportunità ad artisti, soprattutto ai giovani, di guadagnare qualcosa. E in questa prospettiva appunto era stato fatto, organizzato sia
questa gara tra Frescanti per l'esecuzione di un affresco nella casa di Dečić, sì. E poi venuto in mente a me, siccome io avevo una parete bianca e Tiziano già da tempo mi diceva qui mi starebbe bene una meridiana, allora lui ha progettato la meridiana e poi abbiamo fatto una gara tra, organizzata anche dal maestro Calabro e naturalmente poi disegno, diciamo, l'affresco doveva essere di commento alla meridiana, con un qualcosa di gigantesco. Hanno partecipato parecchie persone, si sono presentati, hanno presentato i loro lavori, dopo però questi è stato scelto uno. È stato scelto quello della Laura Gilberti, che è venuta a realizzare, è stata lì 2-3 giorni, e poi abbiamo passato insieme. L'opera è stata apprezzata da tutti per lì vicino alle scuole, quindi passano e vedevano. E recentemente, fra l'altro, vi dirò che è stata, siccome hanno fatto una mostra del meridiane lì a Santa Giustina, del meridiane del Bellunese, e per quelle poi hanno anche ripreso e fotografato e esposto come fotografia anche quella. Mi dispiace che non ci sia qui Laura, con la quale abbiamo passato 3 giorni bellissimi, quindi spero che anche che altri abbiano iniziative del genere, in modo da creare qualche opportunità economica anche che sia di corredo, di aiuto alla vostra passione. Vi saluto e chiedo scusa delle lungaggini. Grazie per l'opera sia la casa, la Villa San Francesco e il maestro Vito Calabrò, perché i nostri ragazzi, sia quelli che hanno partecipato al corso di luglio, sia quelli che hanno avuto la corsa del Rotary, sono tutti ritornati a casa con gli occhi luccicanti di entusiasmo, e alcuni sono proprio venuti appositamente per dire il loro entusiasmo, per la loro soddisfazione a 360 gradi per tutto il corso e per tutto quello che hanno ricevuto durante il soggiorno di una settimana, per gli insegnamenti specifici della Fresco, in cui tutti proprio si sono goduti, divertiti, hanno apprezzato, eccetera, però nell'insieme di tutto quanto hanno ricevuto. In particolare alcuni ragazzi come Enrico, come Brian, come Davide, come Benito, ma veramente, veramente con grande entusiasmo. Grazie. Grazie della conoscenza. Niente, allora io adesso passerei ancora la parola al maestro per un saluto. Prima però vi do 2 informazioni tecniche. Allora, chi volesse fermarsi a pranzo, ho concordato con il titolare Lionello, che tra l'altro il nostro socio, ci ha fatto un buon sconto, per 10 euro ci fa un piatto pedalino meraviglioso. Quindi chi vuole fermarsi, resta seduto e ordina. Ecco, alla fine del pranzo, appunto, i presidenti dei club o i loro rappresentanti sono pregati di fermarsi un quarto d'ora, perché faremo una piccola riunione di commissione per quanto riguarda la scuola, per la programmazione dell'anno che sta iniziando adesso. Grazie, volevo io ringraziarvi, ma ringraziare soprattutto il Rotary Club di Feltre, perché questa iniziativa è partita grazie all'intuizione di questo club. Dopo, lungo la strada, si sono aggregati altri club. Ma colgo l'occasione, perché quello spunto che l'insegnante ha detto prima, di questi occhi che luccicano, mi sembra molto, veramente importante. E io vorrei proprio dire a tutti voi che magari non conoscete il Rotary nelle sue facce, nelle sue possibilità, nelle sue opzioni, che per lo scambio giovani e per i giovani in se stessi noi facciamo tantissimo. Pensate, ogni anno circa 120 ragazzi
della nostra terra e delle nostre zone escono, se ne vanno all'estero e altrettanti dall'estero vengono ospitati qui nella nostra terra. Questo è lo scambio. Quindi se avete giovani, se volete avvicinarvi al mondo Rotary, fatelo attraverso i club, sono molti, nel nord-est ci sono 85 club, quindi avvicinandosi a questi club possiamo proprio creare delle collaborazioni, creare anche spazi perché i nostri ragazzi, i nostri giovani appunto abbiano degli spunti in più, delle marce in più che credo servono nella vita. Questo vorrei proprio dirlo perché su questi temi oggi Rotary investe molto, si spinge molto, batte molto, proprio perché ci siano giovani sempre più aperti al mondo. Grazie ancora, buon appetito a tutti e buon pranzo. Allora. Grazie governatore. Ecco, però prima del saluto, oppure possiamo fare il saluto, però prima di andare via, insomma, io avrei piacere di fare una fotografia qui sotto all'affresco con tutti coloro che hanno ricevuto l'attestato. Soprattutto il nostro giovanissimo, non mi ricordo più il nome, comunque. Massimo. Ecco, ok, allora passo la parola a Vico. Facciamo la foto, ma adesso vi saluto, cioè perché io non mi trattengo oggi. È un arrivederci, per altre mente. Voi siete qui tanti e rappresentate gli allievi di quest'anno, ma pensate quanti come voi, allievi come voi, ci sono in giro per il mondo, centinaia. Io sono abituato ad incontrarli spesso per scambiare esperienze, per fare nuovi progetti, non solo con l'entusiasmo di lavorare in arte, ma specialmente consapevoli del gesto che stiamo facendo per salvaguardare la cultura italiana. Ora mi rivolgo a voi perché vi uniate a questo gruppo o chi di voi ha capito la validità di questo messaggio della Fresco, chi di voi è disposto ad impegnarsi assiduamente, e a voi darò gli indirizzi di tutti gli altri che sono sparsi in 28 paesi della terra e vi aspettano. Voi dovete diventare bravi operatori e incontrare gli altri. Quindi incontratevi con tutti questi, continuate a creare occasioni di lavoro assieme, continuate a cercare nuovi interessati e fare progetti comuni. E ecco, il Rotary, questo inserimento straordinario del Rotary ha fatto cambiare rotta al mio modo di fare un po' casareccio di per passaparola improvvisato. Ora, come prima cosa avete visto, ho promosso 5 maestri, ma ve ne sono molti altri e sarà una questione che porrò per vedere perché molti altri nel mondo che hanno la stessa forza e lo stesso entusiasmo di questi 5 di oggi. Io saluto in parentesi un ottimo maestro che nel momento di una scelta, che spero che continui, deve essere riconosciuto perché fra gli operatori è il più assiduo, anzi ha lasciato l'attività precedente per dedicarsi esclusivamente alla Fresco ed è Giovanni. Quindi siamo tutti a sostenere questa idea. Tutto il mondo
riconosce l'importanza di questa idea, l'Italia no. Ma allora aspetto da tutti voi di ricevere, e datemi la gioia di ricevere, notizie costruttive della FESCO. Ciao, foto e ciao.